l'evoluzione della giornata di oggi. Io oggi firmo. Io oggi firmo, basta, soffro troppo, non me ne frega più un cazzo. Sì, infatti sto per andare a firmare. Chiamami, porta un pacco di cartine trasparenti, per favore, a dopo. Allora, non me ne frega più un cazzo, soffro troppo, me ne vado e firmo o portami un pacco di cartine? Anche. Era prima portami un pacco di cartine. Dopo mi sono fatto un paio di tiri, soffro troppo, me ne vado a fanculo. Era sì, era la sintesi, quindi sei partito al contrario. Sì, prima dire portami le cartine. Sì, mi sono reso conto che non c'erano più cartine. Ah, qui ci hai pensato dopo. Non avevi più il pane per poter reggere il colpo. Un cazzo, io ci mi hanno messo due punti a crude e mi hanno bloccato il braccio. C'ho ancora perché? Il dolore. Che era successo? E si è smontato il midline. Quello dove questo. Si mette? Per non perderlo, sennò è un problema serio. Perché poi rimetterlo di nuovo? No, è un problema, rimetto. Per loro non ci vuole niente, 2 minuti ci mettono. Per te? E a me che me lo fanno tutto a crudo, perché quello bisogna fare l'intacco, ficcarlo dentro, poi tirare la guida, uscire l'ago, uscire l'altra guida e poi far rimanere il midline dentro. Complimenti. Notiamo. Adesso te l'hanno cucito dentro praticamente. No, mi hanno là, poi si ferma con 2 punti di messi però di... a crudo così. Un punto croce veloce. Sì, talmente era veloce che la dottoressa vuoi pigliate tipo la nonna quando faceva l'uncinetto. Tipo punto croce. Sì, però non l'ha preso a distanza breve, l'ha preghiata a distanza con un metro. Vabbè, dai, così è più pratico. L'ho bloccato, ragazzi, non riuscivo a piegare, mi sono messo a piangere oggi. Cucciolo. Quando piangi mi intenerisco sempre un po', quando piangi. Vedo che la fascia si è man mano allungata, Sì. Che è successo? No, c'è un ematoma... Dietro il polpaccio? Dietro il polpaccio, è interno. Anche là la luce si sta gonfiando di più, no? Sì. Magari poi quando l'infezione fa il taglietto e sì, poi... Sì, no, il buco, con un ago si fuori. Vedo l'abbigliamento nuovo. Normale. Ringraziamo Betty. Normale, ringrazio Betty. Che ci ha mandato 3 paia di pantaloni abbinate con 3 magliette, 3 t-shirt. E addirittura... 3 ciabatte. Betty, questa è stata una cosa inaspettata. 3 paia di ciabatte. Perché era a ognuna a seconda. Una ciabatta. Betty, ma te l'hai ripensato così l'abbinamento? Io dico di no. Non era forse questo l'abbinamento? È normale, nero con nero. Secondo me l'altra maglia stava meglio. E ti sei messo la ciabatta da mare blu, che non sì, c'entra quella niente. Quella nera la sto tenendo per uscire, quando esco. Non per rivenderla? No, ho provato a rivenderla. Devo rivendere 2 paia. Se dite, mo le rivendo... Non l'hanno preso nessuno. No, costano assai, hanno detto. Hanno detto, eh? Abbiamo Metti. Detto la prossima volta, gli ho detto, quella nera 10 euro, quella da mare 5 euro. No, 2,50 euro. Noi ovviamente Betty scherziamo e ti ringraziamo per questa cosa, così come ringraziamo quest'altra nostra amica che ci sta mandando tra domani e dopodomani, arrivano un paio di scarpe da ginnastica, un paio di magliette, un altro paio di pantaloni, insomma, il guardaroba estivo l'abbiamo sistemato. Tanto l'abbiamo, non allungare le mani, buono. Sì, mi stiamo facendo la carezza. La carezza mi stai facendo tu, stai buona. Sì, mi stiamo facendo la carezza. Stai buono. Dai, allora dammi la manina, dai. Dammi la manina, così non rompi le scatoline, va bene? Ora avrà una lussazione alla scapola, sì sì. Io tengo 23 anni, perciò... E cosa vuoi dire? Che io a 45 sono da buttare? Sì. Ma smettila, non mi sottovalutare, ricordatelo. Pur di non farmi dare schiaffi, facciamo tutta l'intervista così. Stai buono con le mani. Lello ti strattona. Lello mi strattona. Tu mi dai gli schiaffi, quello mi vuole dare i pugni e mi lascio di morte, ma insomma si sta rivoltando tutta la situazione. No, vabbè, quello che ti dà il pugno, vabbè, quello si sa che prima o poi sarebbe arrivato. Sì, però tu sei tutto. Però la cosa più bella è che ti vengono a portare le proposte. Si riferisce al video di oggi, quel signore che per mostrare il suo dissenso ha voluto fare l'elefante. Smetti. Ha voluto dare la proposta. Vabbè, noi lo salutiamo, anzi se questo signore volesse in qualche maniera parlare con noi, può farlo, può dirci quello di cui non è contento. Non mi provocare, c'è il telefonino acceso, secondo te, vai a fare la passeggiata della mattina, vai a fare la passeggiata della mattina, vai a fare la passeggiata, vai. Sì, lo so. Che tu accendi, bravo, vai. Oh, bello.
Il culo no, non me lo fai vedere il culo? Sono uccello, non il culo. Perché ridi? Che cos'hai da ridere? Va bene. Infatti, c'ha gli occhi a cuoricino. Intanto ti do un'altra notizia che non dovrei darti, ma te la dico perché bisogna condividerla, è importante anche per la gestione successiva. Che sono arrivate le cioccolate alla Svizzera? No, le cioccolate alla Svizzera non sono ancora arrivate, anzi, rinnoviamo l'invito. No, in realtà ci sono stati promessi da tre persone diverse 500 euro. Ma in totale o cada uno? No, cada uno. 250, 200 e 50 euro. In tutto 500 euro. Meno dai 38, meno i 3 delle cartine 35, quindi 535 euro hai in questo momento. Quando arriveranno, perché per ora sono 35 euro, nominali, disponibili non lo sappiamo ancora, ma nominali sono 535 euro e noi vi ringraziamo tanto. Disponibili 35. Noi daremo a te qualche soldo intanto, così tu lo possa tenere e gestire. Tutti e 500. Loco! Oh. Era un modo per capire se aveva compreso il fatto che, come sempre, non avrà soldi, ma avrà quello che gli serve. 500. Indumenti non ne avrei più perché bastano e avanzano, da mangiare il carrello, quindi sono dei soldi che ti puoi tenere da parte. Sì, sì. Per quando esci? Sì, sicuramente. Allora, già non puoi fare, no, e tu puoi parlare quanto vuoi, ma i soldi ce li abbiamo noi, quindi non è detto che io te li dia, perché non è detto, no, assolutamente perché no. Sono loro si fidano di me e nella gestione allora, dei soldi. Allora facciamo una cosa, da ora in poi gli do l'IBAN mio. E da qua di qua tu stai. Scusa una, mantieni un attimo. Grazie. No, ma da qua di qua ti si fa l'IBAN? No, c'è la Poste Pay. A Poste Pay? Ne ho sei di Poste Pay, se per questo. Eh sì, perché quando facevo le cose ecco. Sue, protestato dappertutto, no? Per le Poste Pay. Sei contento di queste allora, notizie? Allora, dei 500 euro... 35 per ora, euro. Dei 500 dovessero euro. Esserci effettivamente queste ci persone di parola. Ci detto, okay, l'hanno fatto. L'hanno fatto, va bene. Allora, quindi, allora, telefono nuovo, perché questo leggermente batteria okay, va, muore. Ok, telefono nuovo. Poi? Regalo a Tino. Regalo a Tino, quanti soldi? Budget. Una decina di euro. Una decina di euro. Almeno. Va bene, poi? A te un bel... Ok, poi? E quello è gratis, poi? No, quello te lo vado a prendere okay. Proprio dal coffee ho shop. Ho capito, poi? Stai zitto, poi? E per poi basta, per ora è una basta. Cassa di peroni. Da una cassa di peroni da portare in reparto. Il reparto, che quando vediamo le partite... Oh. Va bene, sarà fatto, guarda, veramente tutti i tuoi desideri per noi sono ordini. Per te. Per noi, anche Tino è in questa storia. Adesso è diventato tu il suo preferito. Ma tu? Allora, sì. Vieni qua, non fa altro che dire che si è sbagliato e tu sei il suo preferito. Tino, vieni che ti devo dare l'altro io. È vero o non è vero, Tino? Non esagerare. È vero o non è vero? È così. Non esagerare. Non esagerare. Non sei ancora il preferito. Ho ammesso di aver sbagliato, però... Però... Ancora, ancora. Lui voleva fare il ponte, deve aggiustarsi il ponte. Ponte mo glielo aggiusto sì. Io, così divento pure io. Essendo io il preferito ora, se l'altro preferito gli ha dato sulla guancia, io gli ho aggiustato. Sono detto che non sia ancora il mio preferito. Non insistere, non ti... Vabbè, allora quando divento preferito, poi ti aggiusto il ponte. E con queste premesse, con questo diventi preferito tu. Che cosa triste, veramente. Vabbè. Per ora, è solo per la prossima per volta che ti farai male, sì. Soffri e vattene a nulla. Stati là da solo. Hai capito? Taxi!